Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi collezionandoli. Oggi, in questo video ricchissimo, faremo il punto della situazione sulla mia collezione Switch e vi darò un po' un aggiornamento su tutti i titoli che sono entrati a far parte della mia collezione in formato fisico, ma poi darò anche un breve giudizio se ne è valsa la pena o meno e soprattutto se mi pento dell'acquisto che ho fatto. Io mi sono reso conto che a questo punto ho raccolto qualcosa come più di 100 giochi fisici, guardo questa torre qua accanto e fa abbastanza impressione, e mi sono chiesto, ma è possibile che abbia comprato tutta questa roba? Che storia c'è dietro? Perché l'ho fatto? Ma soprattutto, a qualcuno gliene fregherà qualcosa? Scopriamolo insieme, passeremo in rassegna tutti quanti i titoli, vi dirò cosa ne penso e come li ho comprati, e niente, voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della mia collezione, come è messa la vostra collezione Nintendo Switch, ora che più o meno siamo arrivati agli sgoccioli di quelli che possono essere gli acquisti possibili su questa console, e niente, un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video, voi sapete cosa fare, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi perché questi giochi Switch non si compreranno da soli. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Avete presente quella sensazione di quando partite fomentatissimi per una cosa, però più o meno a metà strada vi rendete conto che vi siete messi dentro a qualcosa di più grande di voi e probabilmente non riuscirete mai a finirlo? Bene, questo è proprio uno di quei momenti. Procediamo in ordine alfabetico, partiamo però prima dalla roba non PAL, ma dalle cose un po' più esotiche. E direi subito di partire con questo non gioco, ovvero un case che vendevano sul My Nintendo Store, che non serve a nulla se non a raccogliere, mi sembra, 8 cartucce differenti in una. Insomma, una custodia multiuso che non ho mai utilizzato e addirittura ho tenuto ancora incellofanata. Anzi, vediamo, magari l'ho utilizzata e non me lo ricordo. Potrebbe essere. No, pazzesco. Però potrebbe avere la sua utilità. Non mi ricordo assolutamente a quanto la vendevano. Me ne pento? No, è una figata. Passiamo alla roba Jap e americana e iniziamo dall'edizione fisica di Chrono Cross, The Radical Dreamers Edition, titolo che mi persi all'epoca su PlayStation 1, volevo recuperare su Switch, mi faceva piacere avere l'edizione fisica e l'ho preso, l'ho giocato fino a un certo punto, non tutto quanto, però molto intrigante come gioco, me ne pento? Assolutamente no. E insieme è stato un acquisto unico fatto per pagare il meno possibile le spese di spedizione, insieme a Chrono Cross ho preso anche la collection dei Final Fantasy, che devo ancora giocare, ma non me ne pento, perché in realtà questa versione fisica giapponese è quella più abbordabile a livello di prezzo, e insieme a questi ho comprato anche la versione fisica di Ghost Trick, gioco che ho scoperto su Switch, non me ne pento, assolutamente, giocato lo scorso anno, quest'anno non ricordo, a più riprese, grandissimo titolo, purtroppo in versione PAL esiste soltanto digitale, ci tenevo ad averlo fisico, confezione che in realtà non ha niente di che, le solite confezioni scarne di Switch, però insomma avercelo sullo scaffale è tutta un'altra cosa. Poi sempre in edizione giappa abbiamo I Am Setsuna, comprato durante un mio viaggio a Tokyo, di questo me ne pento perché pensavo fosse un JRPG vecchio stile che mi sarebbe potuto piacere, in realtà mi ha appallato dopo 3 secondi e niente, è rimasto lì, peccato, perché mi aspettavo sì qualcosa di classico ma anche qualcosina di un pochino più ispirato. Mentre in versione americana abbiamo 3 titoli di Limited Run Games e abbiamo un platform divertentissimo, Demon Turf. Questa dovrebbe essere l'unica edizione fisica che esiste, solita cura maniacale di Limited Run Games. Me ne pento solo in parte, no, diciamo non me ne pento, però mi dispiace che su Switch i caricamenti siano così lenti, è una cosa che io odio. Non me ne pento, ma non penso che lo giocherò. C'è anche la Bill & Ted's Excellent Retro Collection, anzi Excellent Retro Collection, presa soltanto perché facevano degli sconti assurdi di fine anno sul sito di Limited Run Games e sono 2 giochi che sono stati delistati, non penso assolutamente che li giocherò, però mi piaceva l'idea del fatto che questa non solo sia l'unica edizione fisica, ma l'edizione digitale non esiste più. E insieme a questi, spedizione unica, anche un retroacquisto molto nostalgico, ovvero l'edizione cartonata di Zombies Ate My Neighbors e Goal Patrol, 2 titoli, 2 action adventure del Super Nintendo, con bella scatoletta nostalgica e occhialini 3D all'interno. Che dire, questo forse me lo sarei potuto evitare,
Anche perché ho la versione fisica su Super Nintendo, quindi diciamo me ne vento, ma non troppo. Partiamo dall'ordine alfabetico con i numeri. 51 Worldwide Games, capolavoro, se non hai giocato non capite nulla, recuperatelo assolutamente, anche su multiplayer è un po' una sola. Advance Wars 1 più 2 Reboot Camp, non me ne pento assolutamente, soprattutto perché mi è stato inviato da Nintendo, quindi top, non l'ho pagato. È stato tra l'altro uno dei primi titoli che mi ha inviato Nintendo. Grandissimo gioco, mi dispiace solo aver giocato solo il primo, il secondo l'ho iniziato, poi non avevo tempo ed è morta là. Chissà, prima o poi lo riprenderò, ma forse più poi che prima. Androdunos 2 è un altro di quei titoli che ho ricevuto in omaggio, diciamo, da Pixel Heart, se non sbaglio, un publisher europeo che si occupa di queste edizioni fighissime. Tra l'altro la confezione molto molto figa ricordava i packaging Neo Geo. Questo lo devo ancora giocare, l'ho iniziato soltanto, non ho avuto tempo, però grande shooter dal sapore nostalgico. Unpopular Opinion, Animal Crossing New Horizons, il gioco che ha salvato il 2020 a tante persone. Boh, sì, carino, però bah, potevo farne a meno? Potevo farne a meno. Cioè, nel senso, se nella vita non avessi mai giocato a New Horizons, sarebbe cambiato qualcosa? Assolutamente no. Astral Chain, capolavoro, non me ne pento, soprattutto perché, come potete vedere, è un PAL multi, perché sono uno dei pochissimi fortunati possessori della Collector's Edition, che è recuperata grazie a una mia ex, che di sicuro ci segue da casa. Axiom Verge, top Metroidvania 2D, presa la Multiverse Edition, non mi ricordo dove, forse su Amazon, quando ancora si trova facilmente, forse si trova ancora facilmente. Gioco che ho adorato, anche odorato, lo straconsiglio, non me ne pento. Bayonetta 1 in edizione fisica, è stato più per non darla vinta a Nintendo e riuscire ad avere questo gioco in edizione fisica. Non me ne pento, ma di sicuro non era necessaria una cosa del genere, anche perché SBRAM, Collector's Edition di Bayonetta 2, e quindi abbiamo il PAL multilingua di Bayonetta 1 più 2, però il primo arrivava soltanto su codice di download, quindi c'è un senso se poi anni dopo ho anche ricomprato l'unica edizione fisica di Bayonetta 1. E che fai? Non te la compri la Collector's Edition di Bayonetta 3? Di questo trovate anche l'unboxing sul canale, un video bello corposo che vi dimostra come la Limited Edition sia molto meglio di quella del 2, però il gioco mi è piaciuto 100 volte di meno rispetto ai due predecessori. The Binding of Isaac, titolo gargantuesco, e preso a caso in un GameStop nei primi mesi che avevo la Switch, che è... Ci sta pure il libretto di istruzioni, pazzesco, ci stanno anche gli stickers, oltre che la cartuccia di gioco, e la cosa molto particolare è la versione PAL ITA, quindi è scritta su in italiano, ma dentro è in inglese. Questo penso sia diventato molto raro. Abbiamo Blasphemous 2, capolavoro, non me ne pento, assolutamente no, comprato al prezzo pieno appena uscito, quindi penso una quarantina di euro, però siccome sono un super fan, eppure un super poro, versione, sì, PAL ITA con altre lingue ispaniche, ho ordinato la Collector's Edition che uscirà, mi sa, il mese prossimo, che costa quanto costa. Bomb Rush Cyberpunk, top, lo devo ancora giocare, mi è arrivato, l'ho comprato a GameStop una settimana fa, due settimane fa. Sicuro avete visto il video con Shigeru Kachoppo dove ne parlo e dove non viene messa a fuoco. Versione PAL ITA, c'è anche l'italiano tra tante lingue in un colore che decisamente non è blu. Questo dicono tutti sia un capolavoro indie, non me ne pento, però per ora è in hold. Bellissima edizione fisica di Cadence of Hyrule, ovvero il mashup tra l'IP di The Legend of Zelda e Crypt of the Necrodancer. Io non me ne pento perché sulla carta sto gioco è fighissimo. Però, ragazzi, io nei videogiochi non riesco ad andare a tempo e per me è impossibile giocare a sta roba. Me ne dispiaccio tantissimo. A proposito di roba impossibile, edizione fisica di Celeste, edita da Fangamer, bel packaging, gioco stragiocato su Game Pass. Qui abbiamo sia il posterone che il liking guide, ovvero il manuale di istruzioni. È stato un recupero postumo, a posteriori, però ne è valsa la pena. Quindi non me ne pento, non mi pento nemmeno di Collection of Mana, però è stato un po' un pretesto giusto per rigiocarmi Secret of Mana. Ammetto di non aver toccato gli altri due titoli,
presenti all'interno di questa collection. Avrei potuto fare di più, ma avrei potuto fare anche di peggio. Me ne pento amaramente di Commandos 2 HD Remaster, acquisto fatto completamente a caso da GameStop qualche anno fa, quando c'era l'offerta compri due, il meno caro non lo paghi. Ho detto, cazzarola, Commandos, uno dei giochi della mia infanzia insieme a Desperados e tanti altri giochi che finivano con la S. Niente, su Switch è una chiavica e sta remaster fa schifo allo schifo. Me ne pento. Mi pento amaramente pure di aver comprato questa copia usata di Crash Team Racing, comprata giusto per fare numero, penso, perché col gioco non ci ho mai giocato. Sono un amante del primo uscito su PlayStation 1, questo penso non valga tanto quanto il capostipite della serie, più che altro mi sembra di capire che le microtransazioni al suo interno rovinano un po' tutta quanta l'esperienza. Benissimo invece per Cuphead, mi pento un pochino di averlo comprato prima in digitale e poi in edizione fisica e ho fatto pure sta cosa da maniaco proprio che ho lasciato il cellophane. Perché, cioè, l'ho aperto per giocarci di nuovo, però ho lasciato il cellophane perché sulla confezione esterna c'è questo bello sticker che non mi andava di rovinare e buttare. Quindi, insomma, tutto a posto. Death's Door, indie pazzesco. Questo l'ho comprato o l'ho giocato comunque in digitale, non mi ricordo se su Xbox o su PlayStation. Poi è uscita la Collector's Edition su Switch fisica e ho comprato questa. Bella edizione cartonata, quindi all'interno è addirittura, no, è sull'inglese, però insomma al cuore non si comanda e mi piace valorizzare i titoli indie. Digimon Survive, penso il peggior acquisto che abbia mai fatto, qui c'è una storia dietro fighissima. Comprato dicendo sì, prima o poi lo giocherò, poi scopro che diventa raro, non l'avevo comprato assolutamente per quello, e dico vabbè, lo tengo in celofanato. Fino a quando non hanno fatto delle ristampe e il prezzo è crollato e a quel punto ho detto sti cavoli, lo apro, lo unboxo, l'ho unboxato, l'ho aperto, bellissimo, Welcome 10, non ci ho mai giocato, quindi sono veramente uno degli acquisti più stupidi che abbia fatto su Switch, conto però di recuperare. A proposito di scelte discutibili, di scelte stupide, vai così ragazzi. posso spiegare, allora io Disney Illusion Island me lo so comprato perché credevo nel progetto e mi è anche piaciuto come gioco, poi però Nintendo mi ha inviato una copia, non Nintendo insomma, vabbè, sono riuscito ad avere una copia omaggio e ho questo sealed che un po' mi scoccia vendere perché, come potete vedere, è un sealed free sample, un sealed che è una copia omaggio, cioè non lo so, una cosa particolare e... Che faccio? Rivendo questo? Sì, potrei rivenderlo. Devo rivenderlo, sì, assolutamente. E mi terrò poi la copia un po' esotica, un po' da collezionista. Doppia copia. Quindi quando mi regalano i giochi comunque li compro. Pensate che sveglio. Doom 2016, comprato da GameStop all'epoca. Uscito nel 2016, ma nel 2017 su Switch. E io Doom 2016 me lo sono giocato su Switch. Grandissima esperienza, non me ne pento assolutamente. Ma forse perché non mi ricordo quanto l'ho pagato. Poi abbiamo Donkey Kong Country Tropical Freeze, recuperato abbastanza recentemente, forse un paio di anni fa, e mi pento tantissimo di non aver preso la Limited Edition su Amazon quando fu pubblicata, e niente. Però, se non altro, poi ho recuperato la copia PAL Ita, ma già all'epoca lo giocai su Wii U. Grandissima copia fisica di Eastward, titolazzo, di cui mi sembra sta per uscire un'espansione, un DLC, qualcosa del genere. Diciamo, si sono un po' sprecati, ci hanno pure messo 8 stickers. Meglio di niente. Peccato che il gioco mi è piaciuto, ma non tantissimo. Mi aspettavo qualcosina in più. Qui sta per crollare tutto. Me ne pento o non me ne pento? Me ne pento o non me ne pento? Ma a proposito di pentimenti... Posso spiegare, presi proprio a due spicci, tanto per, quindi ci può stare. Volevo per il meme li ho comprati e mi piacerebbe chiudere il full set dei FIFA su Switch. Chi non sogna di chiudere il full set dei FIFA su Switch? Fortissima invece l'edizione fisica di First Forge in Shadow Charge. Bel Metroidvania, ci abbiamo pure una steelbook cazzutissima.
Però questa è la cosa che mi disturba, l'ho già detto per un porting prima, minchia i caricamenti, minchia, lentissimi. Penso che la versione Switch forse sia, spero anzi, sia molto peggiore, nettamente peggiore rispetto alle controparti su console fissa, perché io non me lo so goduto. L'ho giocato tra l'altro al 70% a un certo punto, la grafica un po' zoppicante e i caricamenti lentissimi me l'hanno fatto droppare e mi dispiace. Invece non mi vanto assolutamente di Tunic, capolavoro, non solo capolavoro, ma poi abbiamo l'edizione fan gamer, già ve l'ho fatto vedere in un unboxing l'anno scorso, non lo ritiro fuori, e, pazzesco proprio, capolavoro, e l'edizione fisica ricchissima, venduta a prezzo budget, si trova pure in italiano. Forse uno dei pezzi di cui sono più orgoglioso in assoluto. Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Piano piano sto venendo sommerso dalla roba. Cosa abbiamo? Allora, altro acquisto fatto da GameStop, Flipping Death, sempre quando c'era la promozione, prendi due, il meno caro non lo paghi. Bell adventure, ma è sostanzialmente un'avventura grafica dagli autori di Zoink Games, si chiamavano? Rising Star? No, Zoink, Rising Star è il publisher. Carino, carino, poi hanno fatto Lost in Random, gran gioco. Penso che lo studio abbia chiuso. Fire Emblem Three Houses, comprato usato da GameStop, ragazzi. Me ne pento perché non l'ho mai giocato, ma non è il titolo della serie Fire Emblem di cui mi pento di più in assoluto. Gatsu Fuma Den, grandissimo, no, bel roguelike. La Collector's Edition è molto figa, si trovava, ci sto ancora giocando, sta ancora nella Switch, si trovava a un buon prezzo, l'ho presa, non me ne pento. Se vi piace il genere merita di essere giocato. Gioco che non mi ricordo neanche di aver comprato. Se qualcuno ha informazioni sul perché io abbia una copia di Has-Been Heroes in collezione, mi fate un favore. Anzi, ditemi pure che gioco è. Vi giuro, io non l'ho comprato. Io non so come ci sia finito. Posso spiegare. Hyrule Warriors, l'era della calamità. Gran bel gioco. Gran bel gioco. Divertente come spin-off. Veniva venduto in realtà come prequel. È uno spin-off a tutti gli effetti. Ci hanno ingannato. Quindi rivolgo indietro i miei soldi. Kirby, Return to Dreamland Deluxe, credo mi sia stato inviato da Nintendo, grandissimo platform. Credo di averlo anche recensito per Every Eye, può essere? Forse me l'hanno inviato in digitale? Sì, ecco, l'ho recensito per Every Eye. Intanto c'è Kirby che ha mania di protagonismo. Questo lo recensì per Every Eye, mi inviarono il codice per la recensione e poi ho comprato la versione fisica. Pensate che fenomeno che sono. Kirby la terra perduta, capolavoro! Ho fatto la video recensione per Every Eye all'epoca, non la scrissi io. Grandissimo gioco con l'immagine più bella di tutto quanto l'immaginario Switch. Poi, Klonoa Fantasy Reverie Series, Welcome 10, mi raccomando, riscattatelo subito. Felice di avere l'edizione fisica di questi due platform, lo dico sempre, ve lo consiglio sempre di recuperarlo. Gran bella collection, Klonoa 2, ancora oggi, gioco pazzesco. Sono felice di averli scoperti su Switch. La Mulana 1+2 Hidden Treasures Edition. Porca miseria, ragazzi, questa qua davano la Collectors a due spicci su Amazon, l'ho comprato. Poi ho scoperto che giochi sono, ho detto no, ci devo giocare assolutamente. E niente, ancora non l'ho fatto. Penso, sì, è ancora sealed. Però questo qua vorrei insomma rimediare. Tra l'altro la Collectors era una figata, non penso si trovi più così facilmente. Da quanto ho capito la Mulana 1 è il gioco più difficile di tutti i tempi ed è impossibile da finire senza seguire delle soluzioni. Stessa storia di Kirby per laboratorio di videogiochi, però mentre per Kirby lo posso anche capire, sappiate che io ho
ricevuto un codice per laboratorio dei videogiochi per fare degli articoli su EveryEye e poi l'ho pure comprato fisico. E oggi faccio il game designer. Poi, oh, qui si inizia a ridere. Allora, abbiamo Palm Multi Link's Awakening perché comprai all'epoca con una botta di culo assurda perché mi ero dimenticato di preordinarlo. Comprai la Collector's Edition ed è stato uno dei primi unboxing che ho fatto sul canale che ha avuto molto successo, e soprattutto perché fu visto dal pubblico americano, visto che in America la Collector's Edition non uscì. E la cosa bella è che è un video fatto veramente col culo, malissimo, e tutti quanti si lamentavano di come toccavo le cose con le mie manacce. E qui poi iniziamo proprio la foglia dei Sealed. Skyward Sword Sealed, perché sì, perché a un certo punto mi sa me ne sono ritrovato tra le mani pure più di una copia. Di sicuro ho avuto la versione digitale per recensirlo su EveryEye. E niente, mi sono comprato pure l'edizione fisica, bravo Fenò. Questo un giorno non sapete quanto varrà, tantissimo. Come ci si può pentire di Breath of the Wild? Impossibile, proprio non c'è nulla da dire se non il fatto che ho anche due copie per Wii U. Forse quello potrebbe essere un po' un'esagerazione. E poi qui, proprio, ah, bella doppietta, Tears of the Kingdom, ma proprio completamente a caso, doppia versione, una ancora sealed, ma non era mia intenzione. Tra l'altro a un certo punto mi sa che ne avevo addirittura tre copie, una l'ho ridata indietro, perché ho ricevuto anche la copia da Nintendo nel bellissimo press kit, quindi veramente, cioè, a un certo punto ero sommerso da Tears of the Kingdom. Poi abbiamo, e sono ancora sommerso senza motivo, infatti forse una copia la dovrei vendere, ma dico forse, Leggende Pokémon Arceus, non me ne pento, però insomma, se questo è il miglior gioco Pokémon, la dice lunga sulla qualità dei titoli in questa generazione di console. Grandissimo gioco, Lego City Undercover, comprato nel 2017 e mi sono divertito molto, tanto che mi piacerebbe recuperarlo, quindi per collezionismo, anche, non so se hai capito, sono un po' un collezionista, anche su Wii U perché c'è una bella Collector's Edition. Grandissimo gioco Little Nightmares 2, Day One Edition, probabilmente l'ho comprato a prezzo pieno. E niente ragazzi, cioè, che vi devo dire, probabilmente oggi spenderei molto di meno. Luigi's Mansion 3, capolavoro, tanto i giochi Nintendo non scendono mai di prezzo, ho comprato anch'essa al Day One e feci una recensione sul canale che ci siamo guardati in tre, ma io l'ho guardata almeno 10 volte, così quelle 15-20 visualizzazioni ha fatte. Tantissimo amore per Mario Rabbids Kingdom Battle, versione PAL ITA. Ho rimuginato troppo se comprare o meno la versione che c'aveva quel mega amiibo, quella mega figure di Mario Rabbid, e alla fine niente, non si trova più facilmente, mi accontentai dell'edizione fisica standard, e doveva andare così, fratelli. Ecco, un pochino di più me ne pento di aver preso la Gold Edition al Day One, e non penso di dover aggiungere altro, quindi insomma fate voi due calcoli su quanto costava e su quanto viene venduto adesso. E non mi pento assolutamente di aver comprato la Super Mario 3D All Stars, di averla unboxata, di averci giocato, e finisce là. Non ho comprato doppie copie, non me ne frega niente di fare il collezionista malato di mente. Diciamo che tutte le doppie copie che ho è perché me le sono ritrovate per caso, non c'è mai stato nulla di intenzionale. Mario Kart 8 Deluxe, comprato al mio Day One della Switch, impossibile pentirsene, anche se avrei potuto giocarci molto di più di quello che ho fatto. Metroid Dread, abbiamo la Collector's Edition, trovate ovviamente l'unboxing sul canale, capolavoro, uno dei top giochi su Switch. Becca adesso Metroid Prime Remastered, se non altro, prima giocato in digitale, poi comprato fisica, non unboxata, o forse... Però forse un unboxing l'avevo fatto, non mi ricordo. Non so, forse con un mio amico ne abbiamo comprate due copie, gli ho aperto la sua per l'unboxing. Vabbè, sono riuscito comunque a tenermi immacolata la copia fisica, perché credo, ricordo di aver fatto l'unboxing, quindi non mi torna come cosa. Se non altro, comunque, la copia digitale la presi tramite EveryEye perché feci la recensione per il grandissimo portale di videogiochi. Mai giocato, me ne pento. Mamma mia, che monnezza, questo me ne pento tantissimo, ma c'ho anche la fascia per la gamba, per nel caso uno si ferisce si può tamponare così
lo sgaro, come dice a Roma. Tra l'altro non penso di aver mai provato lo sport che è stato aggiunto in seguito, tanto era il mio interesse nei confronti della produzione. No Straight Roads, un indie di cui ho sentito parlare così bene che ho deciso ancora di non rovinarmi le aspettative, lasciandolo ancora sealed. Stava tipo a 10 euro su Amazon, ho detto vabbè. Tra l'altro è di Sold Out Games, quindi raro assicurato. Spero che su Switch giri bene, ma ho qualche dubbio. Capolavoro di cui non mi pento assolutamente, Octopath Traveler. Tra l'altro, ragazzi, trovate uno dei miei primi unboxing della Collector's Edition ed è una delle migliori Collector's Edition che io abbia mai visto su Switch. Ori the Collection, arrivato da pochissimo, altro titolo che ho apprezzato parecchio sul Game Pass e che ora ho finalmente recuperato perché stava a poco più di 20 euro in edizione fisica su Switch e c'è pure le cartoline. Questo non si deve far vedere. Pac-Man World... titolo non invecchiato benissimo, però Welcome 10. Io mi sono divertito molto, mi ha sbloccato dei bei ricordi ed è un platform che consiglio ai nostalgici di un certo tipo di gaming anni 90. Paper Mario Origami King, comprato al day one, divertente. Va, vi confesso questa cosa, ragazzi, ve lo confesso, ve lo dico. Sono arrivato al boss finale e non l'ho sconfitto. E qui, qui poi inizia la sfilza di Pikmin, ragazzi. Pikmin 1 più 2, top. Allora, questi credo di averli ricevuti tutti quanti da Nintendo. Questo l'ho comprato e l'ho giocato nel 2021, sì. Questo mi è arrivato poi da Nintendo per celebrare l'arrivo di tutta la saga su Nintendo Switch. E questo comprato, no, ho ricevuto da Nintendo, sempre Nintendo, quindi top. Ho ammortizzato un minimo le spese, non mi pento di nessuno di questi. Discorso leggermente diverso per Sonic Origins Plus, titolo di cui ancora non vi ho fatto vedere l'unboxing perché, come avete visto dalla copertina, mi è arrivata, faccio prima a farvela vedere qua, una Maxi Collector's Edition da Pixel and Love. Tanta tanta roba, forse anche troppa. L'unica cosa che non mi va giù, perché la mia idea era, sì, io Sonic lo conosco pochissimo, voglio scoprire le origini di Sonic, voglio finalmente mettermi là e giocarmeli bene tutti quanti, anche quelli per Game Gear. Tra l'altro Sonic Chaos è il Sonic che conosco meglio perché è stato il primo gioco che ho comprato su Game Gear. Però dai, allora diamo il giusto peso a questa mascotte e prendiamo questa Collector's Edition fighissima. Ed è effettivamente una bomba. L'unica cosa che non mi è piaciuta, ragazzi, è che dentro hanno messo non la versione multilingua del gioco, ma la versione francese, perché Pixel Love sono francesi, e sta cosa un po' mi disturba. Comunque costa uno sproposito, lo stesso gioco italiano lo comprate a 20 euro, questa confezione pure è molto figa, su Amazon, quindi boh, me ne pento. Siamo giunti quasi alla fine di questa incredibile avventura con Pokémon Spada, di cui mi pento tantissimo. Una delusione, ragazzi, incredibile. Era da un po' che non giocavo a un titolo Pokémon e boh, avrei preferito mantenere intatto il ricordo delle belle generazioni. Altro acquisto a GameStop, che lo vendevano tipo a 10 euro. Comprato perché ho detto, ma sì, occupiamo un altro po' di spazio. Mai provato, grandissimo, numero uno. Capolavoro. Questo comprato come uno dei primi titoli insieme a Mario Kart 8 Deluxe, lo rigiocherei altre 100 volte, grandissimo platform, e Super Mario Bros. Wonder deve tanto a Rayman Legends, non lo dirò mai abbastanza. Rime, l'ho comprato fomentatissimo nel 2017-2018 dicendo, ah sì, ho sempre voluto provarlo, ah che bello, che bello. Poi scopro che la versione Switch fa cagare, ragazzi, 10 frame al secondo, grafica improponibile. Mi sono sanguinati o mi hanno sanguinato gli occhi e mai più giocato. Signalis, adorato sul Game Pass, e che fai? Non te la compri l'edizione fisica su Switch con una bella carta che si trova dentro i succhi di frutta? Ve lo consiglio, capolavoro comunque. Cinemora X, titolo, uno dei due titoli che Grasshopper ha sviluppato sotto publisher THQ Nordic. Gran bello shoot 'em up, dura pochissimo, Suda 51, non è un gioco folle come ti aspetteresti da Suda 51, ma un gioco molto competente per quello che deve fare. Shin Megami Tensei 5, capolavoro, edizione PAL Multi perché ho la Collector's Edition, trovate l'unboxing qua sul canale,
straconsigliato, ma a sto punto prendetevi la Vengeance Edition che uscirà fra pochissimo. Sonic Colors Ultimate, un po' me ne pento, ragazzi, perché mi ero fatto prendere un po' dall'onda dell'entusiasmo, ma boh, lo devo capire meglio questo gioco, perché al lancio questo porting, questa remaster aveva parecchi problemi, non solo su Switch ma su tutte quante le piattaforme, e vi dirò, l'edizione cartonata con cui arrivava era anche un po' spoglia, me l'ero immaginata un pochino più figa. Non mi, diciamo, no, anzi, mi pento di Sonic Frontiers, perché col senno di poi avrei preferito giocarmelo su un'altra console. Su Switch fa troppo troppo schifo, ragazzi, ma l'ho fatto dall'inizio alla fine. Splatoon 2, non ero mai entrato nel mondo del multiplayer online di Splatoon, ci sono arrivato tardissimo perché c'era un utente che mi rompeva i coglioni ogni giorno dicendo devi fare live su Splatoon, devi fare live su Splatoon. Alla fine l'ho fatto e ci ho giocato tipo 10-15 ore, non di più, perché io purtroppo non c'ho più tempo per i multiplayer online, però ti devo dire che giocando ci ho pensato, Dio, ma è una figata, ma io perché non ci ho mai giocato? Quindi grazie a quell'utente che rompeva tantissimo le palle, ora so che Splatoon 2 mi piace, mi piacerà anche il 3, però non c'ho tempo per sta roba. Grandissimo Super Mario Maker 2, mi piacerebbe averlo giocato molto di più rispetto a quanto ho fatto. Tra l'altro c'ha pure un bel single player, ragazzi, niente male. Anzi, direi che adesso che Super Mario Maker 1 è morto, il 2 è il place to be. Another Code Recollection, non me ne pento perché mi è stato inviato da Nintendo, lo devo ancora iniziare, questo però conto di recuperarlo il prima possibile insieme a Shigeru Kachoppo. Qui abbiamo i tre Super Mario, manco a dirlo, acquisto top della vita, questo mi è stato inviato da Nintendo, questi li ho comprati, mi pento soltanto di aver dimenticato probabilmente in Francia la cartuccia di Super Mario Odyssey, ad oggi dispersa, però fortunatamente ero riuscito a 100%are il gioco, a platinare il titolo prima di perdermi la cartuccia. Succede anche questo, ragazzi. E anche Super Mario RPG me ne pento? No. Anche perché mi è stato inviato, quindi insomma sarebbe proprio difficile. Grandissimo remake, grandissimo titolo, non ho nulla da dire, nulla da aggiungere, se non giocatelo, recuperatelo, perché è un pezzo di storia molto importante ed è stato riproposto in una forma rispettosa ma comunque pure abbastanza moderna, quindi se può fa. Non lo so, su Smash ci ho fatto probabilmente la mia fortuna, molti di voi mi hanno conosciuto grazie ai tutorial su Smash e poi a tutto il coverage che ho fatto nel corso degli anni su questo titolo. Ho la Collector's Edition, gioco epocale per quanto mi riguarda. Tetris 99 comprato perché a un certo punto costava meno dei 12 mesi di abbonamento che ho già riscattato, e in più c'era anche un bug di GameStop che ce lo prendevi, grattavi il codice, lo riportavi, ci guadagnavi sopra. Cioè, conosco gente che ci si è arricchita, ma non voglio fare nomi. Toki in versione PAL Multi, in realtà è la Retro Collector's Edition, questa pure è storia assurda, perché l'ho comprata in Francia quando il mio lavoro è finito, come liquidazione, anzi no, come tipo premio di Natale, ci hanno dato dei buoni da spendere all'interno di una catena elettronica, che non ricordo assolutamente quale fosse, non sapevo come spenderli e comprai questo e qualcos'altro che ora non mi sovviene. Carina la Retro Collector's Edition, dove si può creare una sorta di cabinato in miniatura. Quindi questo me ne pento tantissimo, ancora sealed, ragazzi. Un altro di quegli acquisti, paghi uno, prendi due. Ecco, questo, devo essere onesto, è l'unico titolo tra tutti quelli che vi ho fatto vedere che non avrei mai voglia di giocare. Pure Has-Been Heroes, quasi almeno proverei a vedere quello cos'è. Questo è stato proprio un acquisto compulsivo di cui non è che me ne pento, me ne vergogno. Poi abbiamo Triangle Strategy, di questo purtroppo me ne pento perché sono stato un coglione e non l'ho giocato, c'ho la Collector's Edition ed è finito nel backlog, purtroppo il tempo è quello che è. Grandissimo gioco Travis Strikes Again, e chi c'era sa, è stato uno dei primi giochi che portavo in live con uno spettatore. Grande Musta, un saluto. Mustachios. Get It Together. Wow! Ho giocato pochissimo, però quello che ho visto mi sono divertito molto. Inviato da Nintendo. Ah no!
No, mi stavo confondendo con Move It. Get It Together l'ho proprio scoppiato, mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro molto, molto spesso quando parlo di Pioro ho registrato del gameplay con Pioro e utilizzo quello come sfondo. E Move It invece è il gioco di cui vi dicevo, l'ho giocato poco, mi sarebbe piaciuto giocarlo di più, però questo qua mi è stato inviato da Nintendo, quindi ho ammortizzato un pochino le spese. Comunque, gran titolo e grande throwback all'epoca della Wii, per i nostalgici, se c'è qualche nostalgico tra di voi. Comprato usato da GameStop, minchia un Musu, e penso di aver detto tutto dicendo minchia un Musu. Poi abbiamo Wonder Boy and the Dragon's Trap, uno dei primi acquisti che ho fatto sempre nel 2017, quando cercavo titoli fisici da comprare per Switch, perché non sapevo proprio cosa giocare. Top edizione, abbiamo di tutto proprio, pure il mini disco da mettere all'interno del GameCube, ma è vero, tra l'altro italiana, penso che anche questo sia diventato raro, e grande remake che c'ha pure il selettore dello stile grafico. E poi qui abbiamo un po' il mio orgoglio, che ho detto il mio orgoglio arriva la polpetta, perché a parte Yooka-Laylee and the Impossible Lair, titolo che vi straconsiglio ogni volta, però compratelo digitale perché costa due spicci rispetto al fisico, e il fisico, boh, insomma, è quello che è, l'importante giochi del genere è giocarli. Abbiamo il full set degli Xenoblade Chronicles, che li mettiamo in ordine per presentarveli, che sono composti dal Definitive Edition, di cui ho la Collector's Edition, il 2, di cui ho la Collector's Edition, torna recuperato da poco a un prezzo tutto sommato accettabile, e poi abbiamo il 3 in versione PAL ITA, a cui poi si è aggiunta la Collector's Edition venduta separatamente l'anno scorso su My Nintendo Store. E con questo poker di Xenoblade si conclude il video. E questo poraccio è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, fatemi sapere che ne pensate di questa collezione, se anche voi avete degli acquisti di cui vi siete pentiti nel corso degli anni. Tutto sommato mi poteva andare peggio, dai, a parte qualche acquisto meme, qualche doppio acquisto che non è stata colpa mia, tranne forse in un caso, direi che nonostante la mole impressionante dei giochi, un buon 70-80% giocata e finita, e quindi sono soddisfatto di come ho buttato soldi e occupato spazio in casa con della plastica rossa. Vi aspetto nei commenti per continuare a discutere delle collezioni del giorno. E non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto collezionate duro. Io sono il Poro Switch, Michele 100, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Sto morendo. Bene, mancano tanto 100 giochi. Chi?